via. Nessuna bandiera, nessun partito e nessun insulto. Ieri pomeriggio erano oltre 6.000 in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo di Palermo a cantare Bella Ciao e gridare che la Sicilia non si lega. Dopo Bologna e Modena è stata un successo anche la manifestazione delle Sardine di Palermo, che ha visto studenti, giovani e meno giovani abbracciare virtualmente le piazze del resto d'Italia. Semplici cittadini che hanno sentito la necessità di dire basta alla comunicazione politica aggressiva. Davanti al Teatro Massimo c'era la coscienza risvegliata di tanti siciliani antifascisti, pronti a dare forza a una pacifica rivoluzione contro le discriminazioni, l'odio e l'intolleranza. Il nome Sardine nasce dall'idea di stare stretti stretti, a dimostrazione che la piazza antileghista è forte e numerosa, vicini e silenziosi come pesci, per abbassare i toni da quella che sui social è stata definita retorica populista. Siamo qui non da forze politiche, ma da cittadini che raccolgono l'appello del popolo delle Sardine, e credo che questo sia un invito sano alla mobilitazione. E quindi bisogna avere la sensibilità di stare in piazza senza bandiere, ma stando insieme agli altri cittadini. I cittadini da tanto non scendevano in piazza così numerosi. Qual è la motivazione di questa protesta oggi? Ma io credo che sia stato smascherato un po' il gioco di questo governo sovranista, e credo che una reazione che è partita dall'Italia, che è partita dai giovani, abbia convinto in tanti, e forse non utilizzare i soliti linguaggi della politica ha soprattutto fatto cadere le diffidenze. Sono nato in un'Europa unita, democratica, di pace, e ora vedo tutto questo in pericolo. Non penso sia un problema solo italiano, non penso sia solo Salvini, è un problema che sta travolgendo tutto l'Occidente, tutta l'Europa in primis. La risposta deve essere europea, deve venire dai giovani e dalla parte progressista di tutti gli stati. Sono qui stasera insieme a tutte queste persone per manifestare, per far vedere ai vertici del potere italiano che la spinta popolare c'è, è presente, vuole un cambiamento, vuole una progressione verso l'umanità.